E sia la luce! Clic. Tesla nasce in un piccolo villaggio della Croazia allo scoccare della mezzanotte, mentre imperversava un temporale tanto violento che la levatrice disse profeticamente che quel bambino sarebbe stato il figlio della tempesta. Solo che prima di avere la lampadina devi scoprire e inventare l'energia elettrica per fare in modo che basti al giorno d'oggi un semplice clic per avere la luce. E Tesla fece veramente di tutto per concretizzare questo suo pensiero. Però, anche se non ho mai capito niente di elettricità, quando ho incontrato Nikola Tesla mi sono chiesto: ma com'è possibile che un personaggio così grande, così geniale, sia così poco conosciuto? Per capire, cominciamo dall'inizio. Il signor Tesla è sicuramente un allievo modello. Nella vita farà sicuramente grandi cose, come Gutenberg. Signor Tesla, $50,000, $50,000! Ma lei, signor Tesla, non capisce humor americano. Ma almeno Gutenberg lo conosciamo tutti. Tesla, no. Perché? Questo tipo di ricerche, in quel periodo storico, una cosa così impressionante per l'epoca, fece in modo che la sua aurea di inventore si trasformasse in quella di un scienziato pazzo, un po' alchimista, un po' fantascienziato. Il nome di Tesla segna un'epoca nel progresso dell'elettrotecnica. Il suo lavoro è stato una rivoluzione. La natura e le sue leggi erano avvolte nell'oscurità. Poi Dio disse: sia Tesla, e la luce, la luce.